In termini di misure, ma soprattutto in termini di analisi, andiamo per ordine. Intanto abbiamo analizzato l'andamento del contagio e oggi i dati, come avete sentito, non sono gli stessi di quelli di ieri, al punto tale che si può immaginare che ieri fosse una bolla, ma noi non ci possiamo consentire di abbassare la guardia e quindi abbiamo adottato alcune misure insieme condivise, ciascuno decisore per la parte di competenza. Per quanto riguarda l'ASL, saranno aperti 3-4 drive-in nella provincia entro mercoledì. Per quanto riguarda le scuole, ci siamo confrontati e ci sarà il massimo ricorso possibile nel rispetto dell'autonomia dei presidi e quant'altro alla didattica a distanza. Per quanto riguarda infine cerimonie, funebri, cerimonie di matrimonio o comunque problemi connessi alla movida, a Latina ci sarà un anticipo della chiusura dei locali fino al venerdì, fino alle 0:45 venerdì, mentre per quanto riguarda il fine settimana fino all'1:30 ci sono delle risposte operative che servono a graduare la situazione alle misure, ma c'è soprattutto la necessità di mandare al massimo una comunicazione a tutti quelli che devono essere responsabilizzati per questo momento. Noi non vogliamo tornare alla situazione precedente, perché non possiamo praticamente tornarci. Dobbiamo fare in modo che arrivi la responsabilità anche dove non è ancora arrivata, diciamo così. Soprattutto per quanto riguarda le scuole, abbiamo visto che gli assembramenti si verificano all'uscita della scuola, mentre il sistema scuola regge benissimo all'interno. E allora bisognerà chiamare in gioco anche le famiglie, perché i problemi poi da casa, da fuori scuola, tornano a casa, non vanno sul tavolo soltanto del sindaco, del prefetto, del questore. Quindi c'è bisogno anche di una comunicazione più incisiva da parte nostra, ma anche di una repressione maggiore, perché stavolta, con i numeri che abbiamo, non possiamo assolutamente utilizzare tolleranze particolari. E ripeto quello che ho detto all'altra riunione, noi vogliamo punire soprattutto i comportamenti in chiaro dispregio della precauzione sanitaria. Non i comportamenti singoli, casuali, quelli che sono apertamente di sfida, e perché in questo momento veramente non possiamo permetterci nessuna tolleranza.